Buongiorno amici, 27 giugno e oggi si assiste all'alba dal Osebreiro. Vedete l'alba? E vi faccio anche vedere invece là il paesino ricolmo di nebbia. Sono sopra la nebbia in questo momento, 1300 metri e fa un freddo boia. Buongiorno, un altro poco di alba. Oh, che bella che è. Ok. Si può partire, sono le 6:30. Il primo bar lo troverò aperto alle 8, credo. Quindi un'oretta di cammino. Andiamo, 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 voglio un caffè. Ed ecco incontrare per la strada un'oasi relax per i bimbi. Voi lo sapete che io in fondo sono una bimba, vero? Yes, lo sapete. Andiamo a giocare! Cavallo. Oh, E si cammina con questa spettacolare mozzafiato veduta. C'è proprio il muretto che fa da terrazza con affaccio sul mondo. Wow. Oh yes, amici. Mentre cammini sul cammino di Santiago, ti imbatti in questo. La signora guida questi bellissimi animali nel loro recinto. Oh cacchio, e io come passo ora? Oh my god, wow, aiuto, questi mi incornano. Cioè, sta proprio qua vicino a me, lo potrei toccare, ma ho troppa paura, quindi non lo faccio. Ciao ragazzi! Questi sono alcuni dei miei amici con le corna, ne riconosco un paio. Mi mancavate, sono felice di vedermi! Cioè, vi rendete conto? Oh, ancora! Ok, attraversiamo la strada e andiamo, 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 e proseguiamo. Ciao amici, ciao amicicci! Oh. E nella tappa di oggi, dopo la splendida vallata, per la strada che conduce a Tricastella o Tricastello si passa per questi meravigliosi boschi. Ragazzi, a me sono piaciute un sacco queste due tappe, sia quella per andare a Osebreiro, stancante, massacrante, almeno per me, ma stupenda. E mi piace anche questa, la discesa da Osebreiro, il passaggio sulla splendida vallata di prima e questo proseguire qui per questi splendidi boschi. Belle, 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 belle. E poi eccomi imbattermi in quest'albero secolare. Ragazzi, ha ben 800 anni. 800. Sempre che io abbia letto bene il cartello, eh. Comunque sì, 800 anni. Aspettate. Vedete? Agnus 800. Ragazzi, 800 anni. Sembra l'albero del Signore degli Anelli. Vedete gli occhi, il naso, la bocca? Wow. 800 anni di storia su questa quercia. Ed eccomi giunta qui a Tricastella, solo 21 km oggi da Osebreiro a Tricastella. Sono al bar, la ragazza mi ha appena portato un bel pinchos. Ragazzi, questi sono i pinchos o tapas, dipende se siete in Navarra o in Galizia. E sono praticamente pane con qualunque cosa, ci mettono sopra di tutto. Ne ho beccati alcuni con l'insalata russa, alcuni con i gamberi, alcuni con un salame che si chiama sanguinaccio, che è fatto tipo con il sangue di maiale e più riso, altri con roba fritta. Praticamente tutto quello che hanno in frigo lo mettono sul pane e fanno i pinchos o i tapas. I bocadillos invece sono gli sfilatini ripieni, sempre con qualunque cosa, frittata, formaggio, quello che volete. Le tortillas invece sono i tranci di frittata, di patate, sempre o solo patate o ripiene, buonissime. Bevendo una bella cerveza.
la birra, che è la bevanda ufficiale del pellegrino. Dicevo, scusatemi, mi ero distratta, oggi sono 21 km da Osebrero a Quinacri Castella, perché dopo la tappa faticosa di ieri necessitavo di una tappa un poco più leggera per riprendere un po' di energie. Quindi sono partita molto presto stamattina, alle 6:30, e all'una, molto prima, a mezzogiorno già ero qua. Doccia, lavare i panni, i vestiti, e poi solo relax, perché il cammino è anche questo. Allora, mancano solo 6 tappe a Santiago. Ragazzi, solo 6, mi sembra surreale. Mi sembra ieri che sono partita, questi 780 km da fare, Napoli-Milano. Sembravano una cosa lunghissima, insormontabile, impossibile. Invece ne ho fatti già 640. Restano 140 km da fare, sono 6 giorni. Forse ce ne metterò 8, forse dividerò qualche tappa, non lo so, ma vediamo un po'. Però pensare che anche solo una settimana, che ho quasi fatto tutto questo viaggio, realmente è un pensiero strano. Non, è un po' come quando andate a scuola e siete al quinto anno e dovete dare l'esame e pensate, oh mio Dio, ho finito, realmente ho completato tutti e 5 anni, sto per dare l'esame e prendermi il diploma della maturità o della laurea all'università. Mi sembra un po' così, una bella sensazione. Oddio, un po' nostalgica dal lato, perché mi mancherà tutto questo, lo so, mi mancherà tantissimo. Va bene, mi sono dilungata troppo, scusatemi, io vi faccio sempre una testa enorme di chiacchiere, lo so, parlo assai, che devo fare? Devo rompere le scatole a qualcuno, devo parlare con qualcuno e voi siete le persone che dovete subirmi, sorry. Ok, vado a... sono le 5, quindi vado a fare vado a mangiare la mia tapas, il mio spuntino, la mia birra e dopo la cena. A dopo, amici. E non ci credere mai, mamma, ma oggi ho cucinato carbonara e frittata di maccheroni, proprio alla napoletana italiana. Oh yes, e tu che dici che non sono una brava donna di casa? Ed ha ragione, però stasera ho cucinato per i miei amici la frittata di maccheroni, che non sapevano cosa fosse, era impensabile, dovevano mangiarla. È una carbonara fatta bene, perché l'altra volta con i romani, grazie ai romani che l'hanno cucinata, però fatta col salame, fatta marinata col vino, non era proprio una carbonara. Comunque, vado a nanna. Soddisfatta pienissima, qua tutti quanti stanno perdendo peso, io penso di aver messo 1 chilo in questo cammino, sarò l'unica che tornerà a casa dopo il cammino di Santiago con 1 chilo in più. A domani amici, buonanotte.